le eccellenze del territorio, i prodotti tipici che incantano i palati e rendono forte l'attrattiva turistica. Il comune di Bisceglie è presente anche quest'anno alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano. I suoi assi nella manica alla ciliegia, il tanto amato Sospiro, una vetrina, quella della Bit, che propone itinerari enogastronomici valorizzando il paesaggio, le produzioni tipiche, le ricchezze storico-artistiche come risorse primarie dello sviluppo locale. Beh, un anno particolare questo, un anno nel mio terzo mandato e un anno tra l'altro particolare perché per la prima volta Bisceglie, non so se lo facciano altri comuni, ma Bisceglie per noi è la prima volta, partecipa alla BIT con il primo bilancio approvato già, quindi abbiamo già uno stanziamento, abbiamo un budget, una programmazione ben chiara. Questo è un fatto importante perché gli altri anni a febbraio non avevamo già il bilancio approvato, quindi questo ci permette anche di programmare, di cominciare a stilare dei programmi importanti di carattere culturale, di valorizzazione dell'estate, di aggregazione turistica, di coesione sociale anche per la nostra estate, ma al contempo ci permette anche di ascoltare gli operatori e quindi di ottimizzare quelli che sono i percorsi amministrativi in itinere per lasciare il meglio, diciamo, nella fase poi del dettaglio dell'organizzazione dell'estate. Un appuntamento a cui il comune di Bisceglie partecipa con il GAL di Ponte Lama. Partecipiamo per la prima volta con il GAL Ponte Lama. Questo che cosa significa? Significa che il turismo è anche destagionalizzazione, il turismo è anche valorizzazione di percorsi importanti, vedere la ciliegia e il Sospiro con la presentazione di libri del comune di Bisceglie che mirano a tipizzare, a promuovere, oggi in senso sostanziale, poi lo faranno domani formalmente il Sospiro e la ciliegia, significa che c'è uno sforzo anche importante, ci sono degli investimenti frutto di percorsi di finanziamenti attraverso i rapporti Interreg, finanziamenti Interreg con paesi del Mediterraneo che hanno portato risorse nella città di Bisceglie, per cui oggi presentiamo anche dei bellissimi studi e delle riflessioni di promozione dei nostri prodotti tipici. Poi GAL significa che con Trani c'è una simbiosi importante, c'è un riconoscimento reciproco di un'importanza di lavorare insieme.